Amici di Dilettantissimo, buon pomeriggio dal Gargassino di Rossiglione, seconda categoria, girone D. La sfida di oggi è quella tra i bianconeri locali e i liberi sestresi. Ci sarà un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione di Messina. L'arbitro della gara è il signor Giordano. Minuto 25, calcio di punizione per i liberi sestresi. La battuta da parte di Marcenaro e Bernini ha messo il pallone in calcio d'angolo. Sempre Simone Marcenaro dalla bandierina, eccolo il pallone lungo sul secondo palo, colpo di testa di Lezziero, il pallone è finito in rete, i liberi sestresi sono in vantaggio sull'incornata da parte di Alberto Lezziero. Calcio di punizione affidato a Curabba, la traiettoria dentro, c'è un colpo di testa, pallone che è finito in calcio d'angolo. Inizia dunque il secondo tempo tra Rossiglionese e liberi sestresi. Negro può ripartire, attenzione a Marcenaro che allarga verso Amato, si può presentare solo davanti a Bernini, Amato è qua, Bernini va a tenere in piedi la partita. Tutti al limite dell'area, la battuta di Ravera, Scodella dentro, qua c'è un colpo di testa col pallone che è finito sul fondo. C'è stata un'incornata di Sciutto che non ha trovato lo specchio della porta. Ravera col destro o Curabba col sinistro, le soluzioni in casa bianconera. La battuta da parte di Curabba col pallone che ha scavalcato di mezzo metro la traversa. Questa volta siamo più distanti dalla porta di Dignazio, ci vuol provare lo stesso Curabba, anzi è un pallone morbido dentro, un colpo di testa da parte di Sciutto, ha provato ad accarezzare la sfera per centrare lo specchio, il pallone che è uscito. Ammonito Dignazio. Sul punto di battuta c'è Ravera, tutta la Rossiglionese nell'area di rigore avversaria. La battuta di Ravera, il pallone basso e poi viene bloccato a terra da Dignazio. C'è un colpo di testa in direzione di Roggerone, dentro l'area di rigore. La conclusione, qua Bernini ci arriva e poi riesce anche a salvarsi su Di Vanni. Bernini salva il gol del 2-0. Arriva il triplice fischio del signor Giordano. Un colpo di testa non irresistibile di Alberto Lezziero permette dunque ai liberi sestresi di espugnare il Gargassino, liberi sestresi che adesso sicuramente diranno la loro in vetta al campionato.